Ciao a tutte ragazze, oggi vi parlerò della mia esperienza al corso di make-up della truccheria. Avevo detto in un vlog di qualche settimana fa che appunto avrei frequentato questo corso, tantissime di voi hanno lasciato dei commenti molto carini e mi avete sostenuto, per cui voglio innanzitutto ringraziarvi. Ho letto ogni singolo commento e mi ha fatto un immenso piacere e oggi, visto che tante altre di voi mi hanno chiesto di farlo, vi parlerò appunto di questa esperienza. Innanzitutto la truccheria è l'importatore italiano dei prodotti Make Up For Ever, che sono cosmetici altamente professionali che io non conoscevo prima, tranne che per sentito dire, e che ho avuto il piacere di toccare con mano durante questo corso. Ebbene, questi prodotti sono prodotti costosi, ma veramente meravigliosi, insomma mi hanno colpito tantissimo. Tutti quanti, dal fondotinta, agli ombretti, il mascara, insomma sono meravigliosi e credo che prima o poi qualcuno me lo comprerò. I corsi della truccheria possono essere seguiti nella sede centrale della truccheria stessa, che è a Bologna, ma il bello di questi corsi, ed è la caratteristica forse principale che mi ha portato alla decisione di iscrivermi, è che vengono anche organizzati da nord a sud Italia, un po' in tutte le città del nostro paese, per cui è molto comodo dal punto di vista logistico. Io guardando sul sito della truccheria, perché era già un po' che volevo frequentare questo corso, ho visto che il 17 e il 18 novembre ce ne sarebbe stato uno, quello di primo livello, appunto nei dintorni di Pavia. Io abito vicino a Pavia e quindi insomma ne ho approfittato e mi sono iscritta. Per quanto riguarda i costi, il calendario e i luoghi dove si svolgono i vari corsi, io non vi do informazioni maggiori, ma vi rimando al sito della truccheria, del quale vi lascio il link giù nell'info box, per cui andate lì se siete interessate e troverete tutto quello che cercate e avrete anche modo di contattare tramite email la truccheria stessa per chiedere insomma dettagli e delucidazioni. Vi dico solo che i corsi della truccheria sono di 3 livelli. Abbiamo il corso di primo livello, che è quello che ho seguito io, che in pratica sono le basi del make up, il trucco correttivo naturale sofisticato. Poi c'è il secondo livello, che è il trucco sposa, e infine un terzo livello che mi pare si chiami trucco moda. E ci sono poi vari approfondimenti, mi pare ciglia, sopracciglia, dedicati soprattutto ai professionisti del settore, e che comunque potrete trovare se siete interessati appunto nel sito della truccheria. Il bello di questo corso, come dicevo, è che è itinerante, per cui anche chi come me, ed è aperto a tutti, per cui l'ho potuto frequentare anch'io, che come ripeto, non sono assolutamente una professionista del settore, ma una semplice appassionata. Alla fine del corso viene rilasciato questo attestato, che sinceramente mi inorgogliosisce molto, anche se rimarrà appunto solo un attestato a livello personale, dove appunto viene scritto il vostro nome e cognome e attesta che avete frequentato questo corso, che come vedete è il primo livello correttivo naturale sofisticato. Un'altra cosa che vi volevo dire è che questi corsi della truccheria sono seguiti in quello che viene chiamato corso intensivo, che in pratica li comprende tutte e tre e si svolge, se ho ben capito, solo nella sede della truccheria di Bologna e dura una settimana. Sinceramente questo credo che soprattutto per gli appassionati come me sia un sogno veramente, però io non ho né voglia né tempo di poter andare per una settimana a Bologna e quindi insomma mi sono accontentata di seguirlo singolarmente vicino a casa, insomma va bene così. E però il mio consiglio è che se magari voi siete, non so, ragazze giovani che dovete ancora trovare la vostra strada e volete percorrere appunto magari la carriera da make-up artist, potrebbe essere un'idea anche solo per avvicinarsi a questo mondo prima magari di impegnarsi in un'accademia che magari dura 2 anni e richiede sicuramente più impegno sia a livello proprio logistico che a livello economico. Ogni corso dura 2 giorni, generalmente si svolgono di domenica e di lunedì. Ogni giorno 8 ore, per cui dal 9 del mattino alle 17 del pomeriggio, con un'ora di pausa pranzo. Il corso che ho frequentato io si svolgeva in un'attività commerciale di vendita all'ingrosso di attrezzature e prodotti per centri estetici e parrucchieri. I corsi di solito sono a numero chiuso, per un massimo di 12 allievi. Nel corso che ho frequentato io eravamo in 8. L'unica appassionata non professionista ero io, tutte le altre ragazze, signore che erano con me erano proprietarie e o dipendenti di centri estetici. Durante i corsi ci si può portare 1 o più modelle. Io purtroppo ho amiche che hanno tutte quante avuto bambini da poco, quindi non potevano lasciare la famiglia praticamente per 2 giorni di seguito, per cui le modelle mi sono state fornite da chi ha organizzato il corso e devo dire che sono stati molto, diciamo, precisi e organizzati da questo punto di vista. Però appunto se voi magari avete qualche amica disponibile, ben bella, ecco.
Il corso si svolge così in pratica. Allora, le prime 4 ore della domenica sono tutte di teoria, per cui c'è proprio un makeup artist che nel nostro caso era un ragazzo che si chiama Daniele De Vitis, che non so se mi seguo o meno perché io non ho detto che ho questo canale YouTube. Comunque è un ragazzo molto giovane, molto simpatico e molto bravo a spiegare proprio le teorie di base del makeup. La cosa che ha trasmesso più di tutto è che è molto appassionato di makeup e diciamo a me è arrivata questa cosa, per cui insomma lo ringrazio nel caso dovesse vedere il mio video, ma spero di no, soprattutto che non vedi i makeup tutorial, perché è veramente molto bravo e simpatico. E appunto queste 4 ore di teoria, vi dicevo, sono state molto interessanti, in quanto io non avevo mai seguito prima corsi di makeup e appunto volevo avere qualche informazione teorica in più. Per cui cosa ci hanno spiegato? Innanzitutto il gioco delle luci ed ombre per correggere i vari tipi di viso esistenti, per cui il viso quadrato, il viso tondo, il viso ovale che è l'ideale ovviamente, il viso rettangolare, il viso triangolare, insomma abbiamo saputo un sacco di informazioni. Per cui essenzialmente la tecnica del contouring, che io ad esempio conoscevo solo per sentito dire, per cui ho capito che con le luci e con le ombre si può veramente fare delle correzioni molto efficaci, ovviamente se siete make-up artist veri, quindi assolutamente non mi cimenterò mai. Poi le varie forme di occhio e anche lì le varie correzioni. Le varie forme di labbra, come si delinea il contorno delle labbra, insomma tutte informazioni molto utili che, ripeto, io sfrutterò solo a livello personale, ma comunque insomma sono state veramente molto interessanti. E poi l'insegnante ci ha spiegato il trucco di base che avremmo dovuto realizzare nel pomeriggio e che poi abbiamo effettivamente realizzato. Per cui per me, io appunto parlo per la mia esperienza, è stato anche un modo per provare a truccare un'altra persona. Ho truccato due modelle, io devo dire che, lo dico senza problemi, sono stata un po' una frana in quanto non avevo mai truccato nessuna persona differente da me. Vi confesso che per me è stato molto difficile, non ho problemi ad ammetterlo, anche se comunque sia l'insegnante che le altre colleghe di corso, che comunque loro essendo magari appunto estetiste o truccatrici, erano molto più brave e più esperte di me, mi hanno messo a mio agio, quindi insomma anche dal punto di vista umano è stato molto interessante come corso. E comunque sì, ho realizzato questi trucchi naturali, ho avuto la fortuna di avere due modelle molto giovani, molto belle, quindi insomma il lavoro di correzione era minimo e quindi insomma me la sono cavata abbastanza. Il giorno successivo abbiamo continuato con la pratica, che l'insegnante ci ha spiegato come intensificare questa base da giorno, soprattutto per quanto riguarda il trucco occhi, e quindi realizzare un trucco sofisticato da sera. Lui ha truccato la modella in maniera eccelsa, e quindi poi noi abbiamo riprodotto questa seconda parte, che è stata, vi ripeto, per me di nuovo molto difficile. A un certo punto mi sono anche sottoposta io come modella, perché insomma ci ho rinunciato, per cui è stata anche abbastanza comica come situazione. Ho insistito con l'insegnante perché mi truccasse, ma lui non ha voluto, pazienza. E basta, mi sono fatta truccare da una mia collega allieva molto brava, che tra l'altro è della mia stessa città, quindi insomma magari poi ci troveremo per fare qualche prova pratica di trucco reciprocamente. E niente, poi appunto alla fine del corso nel quale viene rilasciato un libretto in pratica che riprende tutti i concetti che ci sono stati spiegati dall'insegnante e che ad esempio mia mamma ha già chiesto di fotocopiarglielo perché insomma ci sono un po' tutte le basi. E viene poi fatto, come stavo dicendo, un piccolo test, come vedete che se riesco vi mostro, questa è la cartellina che viene rilasciata appunto durante il corso, viene fatto questo test dove ci sono alcune domande, ad esempio, non so, per un trucco naturale da giorno si intende, e tre possibili risposte, per cui una piccola verifica che poi viene corretta a voce alta tutte insieme, ciascuno di noi leggeva a turno una domanda, diceva la risposta e l'insegnante diceva se era giusto o meno, per cui io devo dire che ho fatto quasi tutto giusto, se riesco ve lo faccio vedere, vedete ok, questa qua è la brochure. Dove viene mostrato ad esempio questo set di pennelli di base che si poteva acquistare durante il corso, costava 211 euro. Ecco, un altro aspetto che volevo precisare e che secondo me è indice di grande correttezza da parte della truccheria
è che io avevo un pochino il timore di essere poi costretta ad acquistare qualcosa durante il corso, perché comunque lo scopo di questi corsi, soprattutto per i professionisti del settore, è anche quello di far conoscere i prodotti Make Up For Ever, che poi magari i vari centri estetici possono acquistare e rivendere ai loro clienti, proporre ai loro clienti. Io devo dire che assolutamente non esiste questo obbligo. Addirittura non vengono neanche proposti i prodotti. Io magari avrei voluto, magari me l'avessero proposti, perché ad esempio il mascara e il prodotto che adesso, del quale non ricordo il nome, per delineare le sopracciglia, io avrei voluto acquistarli e li acquisterò comunque in qualche modo. Ad esempio, grazie appunto all'insegnante, ho individuato il colore esatto del prodotto da utilizzare per delineare le mie sopracciglia. Adesso non ricordo il nome, ma è veramente un prodotto in crema meraviglioso, tra l'altro waterproof che è fantastico, e mi pare che nella tonalità numero 20 sia proprio perfetto, ideale per le mie sopracciglia, per cui questo lo acquisterò assolutamente. Di nuovo anche il mascara fantastico. Ecco, i prodotti che ci hanno mostrato sono stati essenzialmente dei primer fantastici, mi sembra gli HD Primer. Io scusate se non ricordo perfettamente i nomi, se magari riesco a recuperarli li metto giù nell'info box. Poi ci hanno mostrato il mascara, lo Smoky Lash che è meraviglioso, ne basta veramente una passata e le ciglia sono aperte a ventaglio, volumizzate e pigmentatissime. Un altro tipo di mascara che è uscito da poco, Extravagant, un nome del genere, che ha praticamente lo scovolino a punta che è meraviglioso e quello me lo voglio comprare assolutamente. L'HD Elixir, che è un prodotto idratantissimo per la zona del contorno occhi, che veramente è meraviglioso. E poi i fondotinta, i vari tipi di fondotinta che non vi dico. Io ero lì a mordermi le mani perché, come sapete, l'ho detto in un video precedente a questo, purtroppo io soffro di un tipo di dermatite, per cui non posso utilizzare il fondotinta, sono sfigatissima io. Perché ho un tipo di dermatite per cui se la mia pelle viene coperta appunto dai prodotti che possono essere ottimi, lei reagisce dopo poco e si arrossa tutta, si desquale, quindi io veramente l'unico che mi posso permettere in modo saltuario è il fondotinta minerale della Neve Cosmetics, per cui insomma fate conto voi, ecco, della mia situazione. Vari fondotinta, quello che mi ha colpito più di tutti è il Face and Body, che è il fondotinta meno coprente di tutti, ma a base d'acqua, che veramente è fantastico. Io vedendolo applicare e applicandolo io stessa sulle modelle è qualcosa di meraviglioso. E poi correttori, matite scriventissime. Proprio veramente è stata un'esperienza molto piacevole, ecco. Per cui ragazzi, io credo che questo sia tutto. Lo ripeto, vi ringrazio tanto per il vostro sostegno, per il vostro affetto. Se avete domande, chiedetemi pure giù nei commenti, io sarò lieta di rispondervi. Vi mando un bacione a tutte quante e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Vi mostro ancora una volta l'attestato. Ciao, un bacione.